Buongiorno, 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 ben ritrovati con la videoanalisi dedicata alle materie prime. 29 dicembre, di materie prime si parla anche dentro la Trading Zone, la community che premia la condivisione con dei buoni Amazon. Trovate tanti strumenti gratis sopra sul ticker. State vedendo un po' quella che è la descrizione e anche i miei riferimenti sia il sito internet che sui social network. Ci sono anche da qui chart. Si apre questa, vedete, questa finestra con i grafici che voi potete rimpicciolire, adeguare la misura come preferite. Cercate, per esempio, se mettete gold CFD e vedete, trovate proprio CFD e avete le quotazioni in tempo reale, anche i Kinashi, tutte le funzioni o quasi tutte ci sono, quelle le funzioni dei grafici altamente professionali di TradingView, ed è gratis. Venite sul mio sito, tra un po' lo vedrete apparire sopra. E vediamo anche questi, quelli che uso io personalmente, sono i grafici di TradingView, gli stessi che trovate anche su Investing. E Gold ieri alla fine, questa è l'ultima correzione dal massimo storico al minimo del 30 novembre, di quasi 15 punti percentuali. Dicevo, ieri, questo è un grafico Ekinashi. Se vediamo quello con la rappresentazione ai livelli ufficiali, quindi candlestick, vedete come ieri a un certo punto fuochi d'artificio 1900 e poi giù, chiusura ancora sotto i 1884,70. Se vogliamo arrotondare, 1885, e oggi addirittura torna il colore rosso. Quindi non solo questa resistenza non è stata violata, ha resistito agli attacchi rialzisti dei giorni scorsi, ma oggi si rivede il colore rosso. In qualche modo stesso discorso per il petrolio, che però ieri non era riuscito ad andare sopra la resistenza dei 49 dollari, e vedete che brutta candela, e si resta ancora sotto questa resistenza. Silver, anche qui si è ridimensionato a fine giornata il movimento al rialzo. Platinum ancora sotto questa resistenza. Gas naturale in due sedute dopo la candela rossa del 23 dicembre, oltre 12 punti percentuali. Oggi ancora mezzo punto percentuale al ribasso. Siamo su un supporto 2338, ma il semaforo è rosso a favore dei ribassisti. Copper ancora sotto la resistenza. E il Palladium, ma ieri che escursioni si sono viste sui grafici delle materie prime più importanti. Ti aspetto nella Trading Zone gratis, eccolo lì sul ticker in alto, il mio sito internet, i miei social network. Buona giornata a tutti, arrivederci.